Ok. Eccoci. Allora. Buonasera a tutti. Io so che siete in tanti iscritti e sono molto contenta. Intanto vi ringrazio di essere qui. Voglio ringraziare il sito di Wikiscuola che ci offre questa occasione per intanto parlare di scrittura, che male non fa mai, ma poi è anche un'occasione, penso, per tutti noi per dare un'occhiata, una sbirciatina a questo sito che nasce proprio per fare didattica a distanza, diciamo, corsi a distanza, e in questo momento in cui siamo un po' tutti, come dire, un po' obbligati a stare a casa, credo che possa essere interessante dare un'occhiata ai corsi, perché magari si impara qualcosa, magari non si imparano cose che ci sembrano utilissime nell'immediato, ma magari nella vita non si sa mai, no? In fondo, fare previsione abbiamo capito che non serve a niente. E poi, insomma, adesso passeremo un'oretta insieme e io faccio quello che so fare. Ecco, vi parlo di scrittura. Voi sapete, sono Sara Rattaro, faccio la scrittrice professionista ormai da diversi anni. Ho all'attivo un bel po' di romanzi, scrivo sia per i grandi che per i più piccoli, sia per ragazzi delle scuole medie che per i bambini un po' più piccini delle elementari. Sono un'insegnante di scrittura, questo ve lo dico per la vostra tranquillità, quindi insegno sia all'Università di Genova, quindi sono docente del corso di scrittura per il corso di laurea in scienze della comunicazione, e poi ho una scuola di scrittura che è la Fabbrica delle Storie, che è a Milano. E quindi, insomma, vivo scrivendo, che è una roba un po' incredibile da dire oggi in Italia, però è questo. Allora, iniziamo un po' con la nostra lezione di scrittura creativa. La definizione più bella che io abbia mai sentito, ascoltato di scrittura creativa è questa: saper trasmettere un'emozione o descrivere un'immagine utilizzando il minor numero di parole possibili. Beh, sì, è proprio questo. Se ci pensate, assomiglia moltissimo a qualcosa che noi conosciamo molto bene, che è anche la stessa definizione che daremmo della canzone, no? La canzone italiana, i grandi cantautori italiani, quando raccontano, quando scrivono e quando ci cantano le loro appunto canzoni, che sono di fatto poi delle poesie, no? Cantate, fanno proprio questo, ci trasmettono un'emozione utilizzando il minor numero di parole possibile. L'esempio più facile che mi viene in mente, sperando che siate tutti della mia generazione, più o meno, ecco, però il cantautore di cui vi parlo in realtà è talmente trasversale e internazionale che lo conosciamo tutti, che è Battisti, e c'è una frase di Battisti, una delle migliaia di frasi, no, delle sue canzoni, che dice: "E all'improvviso ho visto la mia fine sul tuo viso." Non c'è bisogno di aggiungere altro, vero? Io non ho bisogno di dirvi che cosa è successo, la conoscete tutti quell'espressione, l'abbiamo vista tutti almeno una volta quell'espressione, sappiamo esattamente dove siamo, che cosa sta per accadere, eppure le parole utilizzate sono pochissime. Ecco, questa è una forma bellissima di scrittura creativa. La regola fondamentale della scrittura creativa è che tutto è raccontabile. Ok? Non esistono storie noiose, esistono storie raccontate male. Ebbene sì, perché se io oggi vi raccontassi la mia vita, no, la iniziassi dall'inizio, quindi da quando sono nata, quando ho mosso i primi passi, da quando sono stata svezzata nel cibo, sono andata all'asilo, probabilmente al capitolo 2 o 3, come dire, mi avreste già abbandonata, no? Perché la mia storia, soprattutto raccontata così in ordine cronologico, diciamoci la verità, è un po' una roba noiosissima. Se io invece vi racconto la storia di una ragazza che vince il premio Bancarella una sera e che tra l'altro lo vince all'ultimo voto dell'ultima scheda, ma che questa ragazza in realtà era laureata in biologia, no? E vi faccio un flashback su quello che era quando era più giovane, che con la scrittura c'entrava apparentemente poco, che scriveva di nascosto perché aveva paura di essere letta, ecco,
Forse vi sto raccontando una cosa che un pochino di più stuzzica la vostra attenzione. Che cosa ho fatto? In realtà vi sto raccontando una storia, ma ve la sto raccontando in un modo molto diverso. Quello che vi voglio dire è che quando noi raccontiamo una storia, dobbiamo sempre pensare che quella storia che abbiamo in mente, che abbiamo appena ascoltato, che conosciamo benissimo perché magari è la nostra vita o la vita di qualcuno che conosciamo bene, a cui vogliamo bene o che magari appunto vive con noi, no? Può essere raccontata in migliaia di modi diversi. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se io vi racconto una scena, immaginiamoci la scena di un romanzo, state proprio le prime pagine, e vi racconto di un uomo riverso a terra, pugnalato, no? Sanguinante, magari anche morto se volete, o esamine, non so, quello che preferite, e vicino invece c'è un uomo in piedi con un coltello in mano. Che cosa pensate di impatto, no? È una scena abbastanza chiara, c'è una vittima per terra e qualcuno che ha commesso un reato terribile, quindi nella vostro immaginario, nel nostro immaginario, c'è una vittima e un carnefice, giusto? 6 mesi prima, la persona con il coltello in mano ha subito una cosa orribile, il torto peggiore che vi possano fare. Chiudete un attimo gli occhi e pensate alla cosa più brutta che vi possa essere fatto, un tipo di violenza, una mancanza di rispetto enorme, un qualcosa di terribile a qualcuno a cui volete bene. Ecco, la persona riversa per terra ha fatto questo alla persona che ha il coltello in mano. Ecco. Improvvisamente, se ripensate alla prima scena in cui c'era una vittima per terra e un carnefice col coltello in mano, sapendo quello che è successo 6 mesi prima, ovvero che la vittima invece 6 mesi prima aveva, non lo so, fatto qualcosa appunto di davvero brutto all'altra persona, ecco, improvvisamente quella scena iniziale cambia significato. Ok? Allora, se io ve lo racconto in ordine cronologico, cioè vi racconto prima la mancanza di rispetto, la violenza, non so, il fatto brutto, e poi vi porto alla vendetta, in qualche modo io vi conduco, non vi stupisco, voi ve lo aspettate che questa cosa possa accadere, no? Perché la vendetta è un sentimento fortemente umano, quindi ci sta, è umano pensare che ci si possa vendicare, poi magari non dobbiamo farlo, non si fa, non ci si vendica, però la narrativa ci permette di farlo, no? Se io invece vi racconto le scene esattamente come ve l'ho raccontata all'inizio, quindi prima con la vendetta e poi vi spiego il perché, vi racconto un altro modo, vi racconto un'altra trama. La storia è sempre la stessa, però vi ho raccontato due modi diversi di raccontarla. Non ce n'è uno migliore o più giusto dell'altro, dipende da quello che mi serve, da cosa voglio raccontare, da cosa mi interessa, se è il tipo di narrazione mi serve condurre il lettore a capire che cosa sta succedendo, o perché magari è una sottostoria, una storia secondaria, magari una parte, un flashback, allora mi può servire l'ordine cronologico. Se invece io ho la necessità di stupirvi, no? Per farvi in qualche modo cambiare prospettiva riguardo alla storia, allora mi conviene la prima parte. Quindi non ce n'è un modo più giusto o più sbagliato. Il modo in cui dobbiamo scegliere la storia, la trama con cui raccontare la nostra storia dipende essenzialmente da quello che ci serve e soprattutto da quello che è nelle nostre corde, cioè qual è la trama migliore e soprattutto che io riesco a raccontare meglio perché è nelle mie corde raccontarlo in un determinato modo. Ecco, la seconda legge fondamentale del fare narrativa, l'abbiamo un po' sfiorata adesso perché abbiamo parlato di vendetta, di cose un poco carine, è sollevare ogni forma di giudizio. Gli scrittori e chiunque si decida di scrivere, sappiate, non fa il giudice. Ok? Noi non facciamo il giudice, non siamo qua per giudicare, non siamo qua per dare un valore morale, un giudizio morale o dire al mondo che cosa faremo, cosa non faremmo, ma siamo qui per raccontare delle storie. E raccontare una storia significa credere nella storia, ma soprattutto credere nei personaggi. Personaggi
in qualche modo noi dobbiamo accompagnare fino alla fine della storia, anche se sono spietati, anche se sono delle persone che fanno delle cose che noi non condividiamo, no? Che non accetteremo mai nella vita, però se il nostro personaggio è costruito in quel modo e ha una coerenza narrativa, noi gli dobbiamo dare lo spazio necessario per esprimersi. La terza legge, anche se non è una legge, forse anche la più discussa tra tutti gli scrittori, quindi sicuramente ascolterete delle voci contrarie alle mie, riguarda l'autobiografia. Ecco, io consiglio sempre, soprattutto alle persone che si avvicinano alla scrittura creativa, di stare molto attenti a fare dell'autobiografia. L'autobiografia è difficile. Fare parlare di se stessi, della propria vita, è la cosa più difficile in assoluto. Perché per parlare di sé e fare narrativa bisognerebbe avere la forza, la capacità di prendere le distanze da noi, no? Cioè riuscire a guardarci e a raccontarci in modo obiettivo. Ok? Se io racconto una storia che riguarda, non lo so, il mio rapporto con il mio vicino di casa, no? E vi voglio raccontare questa cosa che il mio vicino di casa è antipatico, non rispetta le regole del condominio, mi rompe le scatole, non lo so, lascia la spazzatura in giro, accende la televisione a tutte le ore della notte, passa la lucidatrice, di là, e in qualche modo lo faccio senza mai mettere in discussione me, no? Il mio rapporto, il fatto che magari a volte io stessa faccio le stesse cose e quindi lui in realtà si sta vendicando. Io non sto facendo della narrativa, ma mando una lettera privata al mio vicino di casa, no? Soprattutto questo riguarda le storie d'amore. Se state scrivendo una storia in cui vostro marito, ex moglie, vostra moglie, fidanzati, ex fidanzati, chiunque essi siano, non so, si sono comportati male, e quindi volete a tutti i costi far sapere che cosa vi hanno fatto di così drammatico, di così terribile, e nel frattempo raccontando voi però ne volete uscire, come dire, in qualche modo un po' bene, no? Perché oltre a descrivervi anche carini, simpatici, intraprendenti, e insomma, proprio non capire come mai siete stati lasciati, traditi o è successa una cosa del genere, ecco. Non state facendo della narrativa, ma state mandando una lettera privata al vostro ex fidanzato, ex fidanzata, a vostro marito. È così che funziona. Cioè, nel momento in cui io mi metto a parlare di me, no, la prima cosa che penso è: ah, ma i miei lettori penseranno che la protagonista sono io se racconto di una scrittrice genovese, bionda. E allora, nel momento in cui inizio a scrivere, nel momento in cui io penso che voi possiate pensare che sono io, improvvisamente mi inibisco o quantomeno mi censuro o incomincio a voler apparire un po' più bella, un po' più simpatica, un po' più intraprendente, una che non si arrabbia mai, che sta sempre un po' al gioco, con un grande senso dell'umorismo, no? E cerco di, insomma, no? Se mi capitano delle cose è perché o sono sfortunata o perché gli altri si comportano male, ma io assolutamente non me lo merito. Ecco, questo non è narrativa. Perché? Perché raccontare un personaggio vuol dire raccontare noi, no? Quando voi pensate alla lezione sul personaggio, non vi state per mettere un personaggio in scena, voi dovete pensare di prendere una persona qualunque e di buttarla sulle pagine. Le persone qualunque, cioè come noi, no? Che siamo persone, non si possono raccontare e descrivere con un solo aggettivo, con una sola descrizione, nessuno di voi potrebbe essere raccontato con una sola definizione. Pensateci bene, ci sono delle persone che ci amano da morire, addirittura qualcuno ci vuole sposare, vuole vivere la sua vita con noi, e c'è qualcun altro in contemporanea che se potesse ci investirebbe con la macchina, no? Ecco, però noi siamo sempre gli stessi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a volte siamo persone meravigliose, abbiamo dei pregi fantastici e siamo adorabili, a volte diciamocelo, siamo insopportabili. Siamo antipatici, abbiamo dei difetti da cui non riusciamo proprio a liberarci. Ecco, tutto questo nella narrativa deve in qualche modo venire fuori. Allora, ci sono due protagonisti fondamentali riguardo alla struttura della scrittura di una storia, che sono. Ah, il video si è interrotto, come mai? Eccomi. Sono tornata, scusate, mi diceva che ero interrotta. Eccomi. Dicevo che ci sono due protagonisti fondamentali nella struttura di una storia, che sono la trama, che io chiamo sua maestà la trama,
il personaggio. Allora, cerchiamo di chiarire questi due punti. La trama è, come vi ho detto, il modo in cui io racconto, decido di raccontare quella storia. E come sapete, è quasi sempre, diciamo per semplificare, divisa in tre atti. Abbiamo un inizio, che è sempre un momento in cui accade qualcosa, viene in qualche modo distrutta una routine, no? Si crea una rottura, accade qualcosa. E ovviamente quel qualcosa, le conseguenze di quel qualcosa che accada vanno a costruire la parte centrale, risolvere la parte centrale o lo spiegare perché siamo arrivati fino a quel punto nella parte centrale, che è la parte, quella più grande, diciamo, dove c'è le grandi pagine narrativa, che deve arrivare fino al climax, che è il momento in cui si scopre chi è l'assassino, si capisce se due persone staranno insieme per sempre, ritorna il grande amore dal passato, ecco il momento in cui abbiamo svelato il perché stiamo raccontando quella storia, e poi ovviamente la chiusura, ok? Quindi tre parti ed è la trama. Dall'altra parte, il secondo protagonista, l'abbiamo un po' accennato, è il personaggio, che deve essere almeno un personaggio importante. Di solito nei romanzi ce ne sono più di uno importanti, poi ci sono tutti i personaggi secondari utili alla storia. Tanto per intenderci e per capire l'importanza di queste due. Di queste due, diciamo, parti, di questi due attori della nostra trama, vi faccio un esempio. È un libro molto vecchio, avevano fatto anche un film che si chiamava Coma di Robin Cook, no? È un libro che forse non si trova neanche più perché è veramente degli anni 90, credo. Il film era con un giovanissimo Michael Douglas. Vi racconto brevemente la trama. La trama dice che c'è una giovane dottoressa molto carina, avvenente, che è appena laureata, viene assunta in un ospedale e dentro questo ospedale inizia appunto a fare la sua attività di medico, si innamora di un collega, tutto fila liscio, fino a quando non si accorge che all'interno dell'ospedale accadono delle cose strane. Le cose strane sono queste: delle persone giovani che vengono operate per delle operazioni di routine, come potrebbero essere l'appendicite, l'ernia, cose abbastanza semplici. Purtroppo, per inconveniente dell'operazione stessa, finiscono in coma. E a un certo punto, in qualche modo, muoiono, non se ne sa più nulla. Questa dottoressa incomincia a insospettirsi nel momento in cui una sua amica, a cui lei ovviamente ha detto vieni a farti operare nel mio ospedale che qua va tutto bene, finisce in questa situazione. Lei ovviamente si insospettisce e incomincia ad indagare. E l'indagine ovviamente fa sì che lei fichi un po' il naso dappertutto, no? Nelle sale operatorie, va al piano di sopra dove ci sono gli uffici e col suo badge, insomma, può andare dappertutto, quindi cerca di entrare di notte a controllare i computer per vedere le statistiche, per capire, e scopre delle cose. Scopre intanto che accade tutto sempre nella stessa sala operatoria, quasi sempre con gli stessi medici che girano. Vabbè, insomma, indaga, indaga, ovviamente cercano di fermarla, qualcuno tenta di ucciderla. A un certo punto si sospetta anche che sia suo fidanzato a essere coinvolto, quindi non si capisce più chi è il buono e chi è il cattivo. Insomma, classico thrillerone, mozzafiato che ci tiene col fiato sospeso, fino a quando non si scopre la cosa peggiore, che ve la dico perché tanto ormai è una roba talmente vecchia che non so neanche se la ritrovate più. C'è un traffico di organi, ovviamente, nei sottofondi dell'ospedale. Tutto questo che vi ho raccontato perché? Ma se io adesso vi dicessi che invece di essere una affascinante giovane dottoressa, la protagonista di tutta questa storia, fosse un giovane affascinante dottore, la storia starebbe in piedi lo stesso. Un giovane affascinante dottore sarebbe magari innamorato per quegli anni di una dottoressa, se fossimo oggi potrebbe essere benissimo una storia anche omosessuale. Lui potrebbe indagare esattamente come ha indagato lei, no? Perché potrebbe infilarsi dappertutto, dovremmo cambiare qualche scena, ma poca roba. Se vi dicessi che ad indagare è un tecnico piuttosto che un signore dell'amministrazione, un impiegato dell'amministrazione dell'ospedale, anche in questo caso più o meno la trama starebbe in piedi lo stesso, perché l'amministrazione avrebbe anche in questo caso il badge, potrebbe andare in giro ovunque, si potrebbe essere insospettito non perché ha visto con i propri occhi andare in coma delle persone, ma perché magari sta facendo le statistiche, quindi in qualche modo deve
tirare delle somme, si insospettisce, potrebbe avere un po' il, come dire, il piglio dell'investigatore, si butta in mezzo a questa grande confusione e cerca una soluzione. Probabilmente anche un parente di un ricoverato potrebbe farlo, di una persona che è finita in coma, potrebbe insospettirsi, iniziare la sua indagine, lì dovremmo cambiare qualche cosa perché magari non riuscirebbe con tanta nonchalance a infilarsi dappertutto dentro un ospedale, ma bisognerebbe creare delle scene in cui ruba dei badge, dei camici, insomma qualche scena un po' che soprattutto nella narrativa americana funziona bene. Ecco, tutti questi esempi, dove voglio arrivare? Che la trama di questa storia, di questo romanzo che poi è diventato un film, è talmente forte, talmente solida, che anche se io cambio il protagonista, sta in piedi. Perché è un romanzo, è una storia raccontata dove a dominare è la trama. Ok? Quindi anche se io cambio diversi tipi di personaggi, poco importa che lei sia carina, bionda, sia mora, sia un uomo, sia una donna, sia americana, italiana, cinese, no? Poco importa. La trama sta in piedi lo stesso. Dall'altra parte, invece, vi parlo di un altro romanzo che è Turista per caso di Annie Taylor. Annie Taylor è maestra nella descrizione dei personaggi. La storia è la storia di due personaggi, di un marito e una moglie, che hanno appena perso un figlio. Ma noi entriamo nella storia con questi due personaggi a cui è già successo tutto. Noi non vediamo nulla della parte più drammatica della loro vita. Vediamo due persone che sono sedute intorno a un tavolo e che cercano di trovare un modo per andare avanti, per respirare, per ritornare o a essere di nuovo una coppia o a romperla quella coppia, dare un significato a quello che è successo, ognuno a modo proprio. E lo fanno, ci provano. E sono Malcolm e Sara. Malcolm è un personaggio complesso, è pieno di tic, pieno di manie, è un uomo che tutte le volte che fa la valigia, perché lui fa come dire, gira per andare a creare, scusate, a raccogliere le informazioni per le riviste di viaggio, per le guide turistiche, e quindi viaggia molto spesso, fa sempre la valigia nello stesso modo, è maniacale, no? E cerca di avere un'altra relazione con un'altra donna, poi un po' torna indietro. Sara anche, distrutta dal dolore, insomma, noi le ruotiamo intorno, no? Ruotiamo intorno sia a lei che a lui. Ecco, di questo romanzo in realtà la trama non c'è o quasi, o c'è pochissimo, nel senso che succedono delle cose molto rutinarie, no? Che riguardano tutte le persone che stanno vivendo questo grandissimo dolore. Ma se tu mi togli Malcolm e Sara, il romanzo non esiste più. Cioè sono loro due che danno forza e vita a quella storia. Ecco. Che cosa voglio dirvi con questo? Che se da una parte abbiamo dei romanzi, spesso sono thriller gialli, dove a dominare la trama, ci sono invece altri romanzi in cui a dominare il personaggio, oggigiorno, quando uno scrittore, come posso essere io, come spero siate voi, si mettono a scrivere una storia, dobbiamo cercare di trovare un compromesso, quindi avere una grande trama che funziona, ma almeno un personaggio che in qualche modo esca dalle pagine, no? Torni a essere, insomma, che sia praticamente vivo da vederlo, no? Tutta questa fase, no, in cui ragioniamo nel risolvere i problemi della nostra trama, prima vi ho detto, nel momento in cui inizia una storia, deve accadere qualcosa, perché? Perché noi non raccontiamo mai il giorno ordinario, il momento ordinario del giorno ordinario, della vita ordinaria di una persona ordinaria. Noi racconteremo il momento straordinario del giorno ordinario della vita ordinaria di una persona ordinaria, no? Noi che siamo tutti degli eroi normali, no? Siamo tutte persone che apparentemente hanno una vita come quella di tante altre persone, ma ognuno di noi nel suo piccolo, no? Vive dei grandi eroismi. Ci capitano delle cose che ci sconvolgono la vita, no? Quella che stiamo vivendo in questo momento in qualche modo la sta sconvolgendo praticamente a tutti noi, era assolutamente imprevedibile, sarebbe un incipit meraviglioso per un romanzo, no? Però immaginatevi, io tutte le mattine mi alzo, faccio tutte le cose che faccio normalmente, la doccia, una colazione, prendo il caffè, poi esco, devo andare a lavorare, quindi in qualche modo affronto la routine di arrivare a lavorare, una giornata in ufficio, poi torno, i bambini, i figli, la cena, la spesa, tutto. Se un giorno però uscendo di casa, dopo aver fatto tutte le cose che faccio sempre, incontro qualcuno
non lo so, un vecchio amore che torna dal passato e che mi sconvolge a rivederlo, piuttosto che assisto ad un incidente. Sono la testimone di un incidente dove qualcuno scappa, oppure mi avvento a soccorrere qualcuno e poi mi rendo conto di conoscerla, questa persona. Ecco, probabilmente il mio romanzo deve iniziare da qui e non da tutta la routine che c'è stata prima. Ovvero tutta quella routine che c'è stata prima, io in qualche modo la faccio passare al lettore dicendo proprio che quella mattina, esattamente come tutte le mattine, stavo facendo le stesse cose che faccio da 10, 15, 20 anni, 5 quanti sono, ma quando appena sono uscita di casa, quello che è accaduto mi ha lasciato senza parole. Ok? Buona norma sarebbe anche quella di chiudere il nostro incipit quando in qualche modo abbiamo svelato, ma non tutto, quello che sta succedendo. Cioè, è vero che io rimango sbalordita perché rincontro un vecchio amore, però invece di dirvi sono sbalordita perché ho incontrato un vecchio amore, magari rimango a bocca aperta e dico: oddio, non avrei mai immaginato di rincontrarti. E chiudo il capitolo. In questo modo a voi viene il dubbio e la voglia di sapere ma chi era questa qui o questo qui che lei ha rincontrato. Oppure mi avvento su una persona che è scivolata, che è caduta, che si è sentita male, che è stata investita, cerco di soccorrerla perché sicuramente ho visto tutte le puntate di Grey's Anatomy, quindi sono perfettamente padrona della situazione. E mentre però lo faccio, guardando bene questa persona, rimango sconvolta, oddio, non pensavo fossi tu, ecco. E quando questa persona viene caricata sull'ambulanza, io non vi dico se è viva o morta, non so se ce l'ha fatta o meno, perché voi in qualche modo a un certo punto lo vorrete sapere, magari andate avanti nella descrizione, nella lettura, ok? Ok, quindi di fatto la narrativa si apre sempre con una situazione di disequilibrio, cioè si rompe qualcosa, una sorta di rottura, no? Qualcosa che rompe la nostra routine e che ci fa chiedere al lettore adesso che cosa accade, cosa farà questa persona, no? Arriva il coronavirus, due persone si erano appena fidanzati, però uno vive a Roma e l'altro vive a Milano e come? Uno deve stare a Milano, uno deve stare a Roma, non si possono incontrare. E come andrà avanti secondo voi il loro amore? Come faranno ad amarsi? Si butteranno in modo clandestino sui vagoni del treno piuttosto che nel bagagliaio delle macchine in corsa, piuttosto che rispetteranno le leggi mandandosi delle accorate, sentite, sentimentali lettere d'amore come si faceva una volta? Oppure, non lo so, manderanno dei segnali di fumo? Non lo so, ecco, questo, cioè il coronavirus potrebbe essere in qualche modo la rottura, no, di qualcosa. Oppure due persone che si stanno per separare, ecco, immaginatevi due persone che si stavano per fare, uno stava per fare le valigie andandosene di casa, arriva il coronavirus e bloccano tutto, tutti chiusi dentro e da lì, insomma, la tempesta in qualche modo implode in casa. E che cosa succede quando accadono questo? Tutti i piani che si erano fatti in qualche modo vanno a rotto. Allora, una delle cose più importanti del saper scrivere, quantomeno dei trucchi, no, diciamo gli strumenti, ecco, lo strumento più interessante della narrativa è l'anticipazione, no? L'anticipazione è quel qualcosa che rende credibile una storia nel momento in cui andiamo avanti nella lettura, è qualcosa che in qualche modo rende... aumenta la suspense, no? Cioè, ci fa venire il dubbio che possa accadere qualcosa e in qualche modo lo aspettiamo. Vi faccio un esempio. Se io ho un personaggio che in una scena si taglia, tagliando le cipolle in cucina, no? Un taglietto piccolo, e incomincia a gridare come un matto, una matta, dicendo: oddio, il sangue sviene, no? Non so, io ce l'ho un'amica che si comporta così, bisogna sempre tirarle sui piedi, farle aria con i salida, buttarle l'acqua in faccia, tutta una sceneggiata che non finisce più. Ecco, vi ho dato un'idea in una scena apparentemente semplice, forse apparentemente anche inutile, di qualcosa che riguarda questa persona. Mettiamo che questa persona poi si ritrovi in macchina e assista ad un incidente stradale con una serie di macchine coinvolte, dove ci sono magari delle cose brutte, e sia la prima persona che deve intervenire, no? Cioè quella che chiama i soccorsi e soprattutto che deve scendere e andare a constatare qualcosa. Ed è facile pensare
che veda del sangue, che quindi si paralizzi, no? Cioè, se prima vi ho raccontato che per un taglietto in cucina è svenuta, figuriamoci nel momento in cui vede un incidente. Però mettiamo anche caso che riconosca una macchina a lei cara dentro l'incidente e quindi abbia il dubbio che tra le, insomma, dentro le persone ferite ci sia anche qualcuno che lei ama o qualcuno a cui vuole molto bene, che quindi insomma deve intervenire. Come la risolviamo, no? Cioè, se prima questa era svenuta per niente, se poi io la faccio scendere dalla macchina, la faccio diventare, come dire, davvero Meredith di Grey's Anatomy, improvvisamente voi mi dite che è poco credibile, no? Perché le paure personali in qualche modo devono far parte della coerenza del personaggio. Allora io che cosa posso fare? Posso fare nella scena iniziale, quella in cui si taglia con il coltello mentre sta tagliando le cipolle, posso far sì che intervenga uno dei personaggi del romanzo e che magari gli dia un suggerimento, un trucco. Ascolta, se ti dovesse risuccedere, cerca di distrarti. Nel momento in cui tu pensi che potresti incontrare una situazione difficile, come potrebbe essere la vista del sangue, facciamo che canti una canzone, piuttosto che pensi a un ricordo di quando era lontano o pensi al giorno del tuo matrimonio, insomma, un giochetto, ok? A questo punto, quando la stessa protagonista si troverà in macchina e capirà che la situazione è drammatica, ma saprà anche di dover intervenire, con ogni probabilità incomincerà a pensare a quel trucchetto che le era stato, come dire, suggerito 10-20 pagine prima, ok? In questo modo è naturale che lei riesca, distraendosi, canticchiandosi una canzoncina dentro la testa, a intervenire, chiamare i soccorsi, a fare qualcosa, ok? Questo potrebbe essere un modo per fare un'anticipazione, ma in qualche modo vi ho anche svelato qualcosa che riguarda il carattere. Ce n'era un altro esempio interessante, ve lo ricordate quel film che era La donna che visse due volte? Vertigo, credo si chiamasse in originale. Insomma, era la scena, la storia di un personaggio, un ex poliziotto, anzi era un poliziotto all'inizio, che rincorre i cattivi sui tetti americani, come fanno spesso gli americani, scivola e rimane attaccato alla grondaia, no? Questo episodio del rimanere sospeso nel vuoto fa sì che quest'uomo inizi a soffrire di vertigini. Lui soffre di vertigini così tanto che deve lasciare la polizia e quindi può fare solo l'investigatore privato. Poi inizia tutta la storia della donna che visse due volte, quindi appunto lei che compare, poi sembra che sia morta, poi in realtà ricomparirà, ma in tutte le scene che lui ci propone c'è sempre o un balcone o un qualcosa a cui lui si avvicina e ci ricorda che continua a soffrire di vertigini. Tutte le volte che sale i gradini non è mai tranquillo, tutte le volte che c'è uno strapiombo, gli viene l'ansia, è sempre lì e ce lo ricorda in continuazione, soffre di vertigini, ce lo dice in continuazione durante tutto. E in realtà per ora non sembra non interessare granché questa vertigine, fino a quando proprio nella scena finale ricompare lei e si mette a correre. E dove corre? C'è proprio la scena in cui lei corre, lui le corre dietro e noi in lontananza vediamo un faro. E automaticamente, nel vedendo il faro, abbiamo già capito che sarà un problema per lui fermarla, perché lui ci ha detto almeno un centinaio di volte che soffre di vertigini, no? Nel momento in cui compare il faro, noi stiamo facendo l'anticipazione, noi stiamo vivendo dell'anticipazione che è arrivata fino adesso. E quindi è molto credibile il fatto che lui non riesca a fermare questa, nonostante lei sia una donna e lui un uomo allenato, e inevitabilmente lui potrebbe fermarla. Perché? Perché lei sale sul faro e lui annaspa un po', no? A raccoglierla, a raggiungerla, scusate, ok? E quindi noi viviamo quest'ansia tremenda insieme a lui del andare su, ce la farà, non ce la farà. Ecco, allora, se cioè, tutte le scene in cui lui faceva cioè, ci diceva di soffrire di vertigine erano tutte anticipazioni per rendere credibile la scena finale. Perché? Perché se la signora, una volta che ricomparsa, si fosse messa a correre e si fosse buttata in mare, noi ci saremmo detti: ok, ma perché questo qua, come dire, ce l'ha fatto, insomma, ci ha ripetuto un sacco di volte che soffriva di vertigini?
Cioè, se lei si fosse buttata in mare, lui avrebbe dovuto avere paura di nu dell'acqua, di nuotare, ok? L'anticipazione sarebbe dovuta essere diversa, ok? Se lei alla fine non saliva in qualche luogo alto, non aveva nessun senso che lui ci raccontasse per tutto il tempo che lui soffriva di vertigine. Che cosa vi voglio dire con questo? Intanto che le anticipazioni spesso vengono messe alla fine. Cioè, è possibile che costruire un'intera storia, poi avere una scena in cui in qualche modo ci servirebbe che lui annaspi, che lui sia in difficoltà, e allora incomincia a dire: beh, se soffrisse di vertigini sarebbe perfetto, no? Perché farebbe fatica. Allora vado a costruire e a inserire la vertigine prima. Questo potrebbe essere un modo, no? Cioè, l'anticipazione molto spesso la creiamo alla fine della costruzione della nostra storia, ok? E soprattutto deve essere funzionale. L'altra cosa che ci suggerisce è che in narrativa e in quello che noi raccontiamo, niente è buttato lì per caso, ok? Cioè, non è possibile che una persona ci abbia raccontato diverse volte un aneddoto e che questo aneddoto non serva alla, diciamo, costruzione della storia o alla costruzione del personaggio. Se un personaggio mi ha raccontato le difficoltà che aveva a scuola per laurearsi in ingegneria, economia, quello che volete, e poi mi parla di una storia d'amore, dove che sia ingegnere o che sia laureato in economia o che abbia commerciante, non cambia niente, allora tutto lo spiegone sulla difficoltà di studiare non ci servono, ok? Cosa vuol dire? Chekhov diceva una cosa interessantissima: se c'è una pistola in scena, vuol dire che qualcuno prima o poi spara, ok? Almeno un colpo sparato in aria, insomma, un tentativo, qualcuno prende questa pistola in mano e non dico che debba per forza morire qualcuno, ma prima o poi qualcosa deve succedere. Cioè, in narrativa non si racconta niente che non serva. Se il vostro personaggio si dilunga a raccontarci di quanto era bello vivere a casa con la nonna, nella casa di campagna, dove ci sono un sacco di ricordi, vuol dire che da qualche parte in quella casa di campagna prima o poi ritorneremo, no? Ok? Perché se no la tagliamo, non serve a niente, ok? Le anticipazioni possono anche essere legate ad altri fatti, tipo, non so, il fatto che ad esempio io abbia a che fare con un criminale che quando prende le sue vittime, le uccide, ma le uccide, che ne so, squartando, tagliandole a pezzi, in qualche modo creo già una sorta di suspense, no? Cioè, se poi io sono il mio protagonista o la mia protagonista è da sola in casa, mi viene un po' più di ansia pensare che no, gli può succedere una cosa di questo genere, perché l'ho raccontata prima e automaticamente in qualche modo l'ho anticipata, no? Un'altra delle anticipazioni più forti, sempre stando al cinema, sono Thelma e Louise. No, Thelma e Louise sono una storia meravigliosa che, insomma, la mia generazione ha amato moltissimo, però, insomma, il finale di Thelma e Louise è un finale un po' pazzesco, no? Perché due persone che vogliano entrambe suicidarsi nello stesso momento non è proprio così semplice da trovare, perché è vero che io mi voglio buttare, ma tu o scendi al volo piuttosto che cerchi di fermarmi, no? O freni, no? Cioè, è difficile che due persone proprio siano suggestionate al punto da volerlo fare insieme. Però se voi ci pensate, tutto il film è stata tutta un'anticipazione per arrivare a rendere credibile quella scena. Perché per quanto sia una scena improbabile, nel momento in cui Thelma e Louise si sono buttate nel canyon con la macchina, nessuno di noi è venuto in mente che questa cosa non fosse possibile. Anzi, eravamo tutti seduti dietro e ci siamo buttati tutti con loro. Perché? Perché il film è stato tutto costruito proprio per rendere credibile quella scena, cioè tutte le cose che gli capitano, tutte le sconfitte che loro inanellano scena dopo scena, no? Che sembra quel viaggio fatto per riscattarsi da qualcosa di brutto, in realtà è un perpetrare cose orribili e il raccontare che il riscatto non c'è mai, no? Da una vita penosa. E quindi quando arrivi alla fine, tu sali in macchina con loro e dici: sì, senti, Thelma e Louise, andiamo e facciamola finita, no? Cioè, almeno finiamola in modo glorioso. Quindi questa è di fatto tutta una anticipazione. Allora, il tempo vola quando ci si diverte, perché scriviamo, perché si scrive una storia, ecco,
altre cose fondamentali da sapere. Nel momento in cui abbiamo una storia, un'idea in mente, la prima cosa da fare è quella di metterla sotto tortura, cioè la vostra idea dovete stressarla. La prima cosa che vi dovete chiedere, la domanda fondamentale è: che cosa accadrebbe se? Cioè, che cosa accadrebbe se il mio protagonista fosse un uomo, una donna, uno scienziato, un immigrato, un insegnante? Cioè, buttate giù tante idee per capire se c'è qualcosa che vi aiuta ad andare avanti nella vostra idea. Che cosa accadrebbe se avesse un pessimo carattere, fosse una persona molto generosa, fosse un maschilista, fosse una femminista? Non so, buttate con la fantasia, no? Che cosa accadrebbe se? Ricordatevi sempre che quando state costruendo la vostra trama dovete metterla sotto stress il più possibile, cioè siate spietati, perché più vi mettete in difficoltà nel momento in cui costruite la vostra trama, più facile sarà scriverla. Okay? Se voi dovete fare un piano di vendetta, abbiamo detto via i giudizi morali, ma il vostro personaggio si vuole vendicare e deve farlo sparando a qualcuno, se voi il vostro protagonista lo fate carabiniere, poliziotto, guardia giurata, e beh, sono persone che sono abituate ad avere l'arma, che sicuramente sanno sparare e che sanno come reperire un'arma. Se invece, che cosa accadrebbe se fosse un panettiere? E si deve procurare un'arma, dove se la procura? Come? Sa sparare? Beh, sa sparare se ha fatto il militare, ma se non lo ha fatto, sei più giovane, no? Ecco, più vi rendete difficile la storia, più ovviamente risolvete i problemi, no? In tutta questa fase di, come dire, brainstorming, no? Che avviene prima della messa in pratica, prima dello scrivere, più facile sarà la vostra narrazione, ok? Quindi non mettetevi mai a scrivere una storia se non siete esperti di quello che volete, di cui volete parlare, cioè o lo siete perché in qualche modo fa parte della vostra vita o dovete diventarlo, quindi questo è un mestiere in cui spesso si studia moltissimo, no? Perché è necessario, no? Io faccio sempre un esempio, quando scrissi Non volare via, che è il romanzo in cui c'è un ragazzino sordo, ecco, se fosse sordo era fondamentale per rendere il tradimento del padre qualcosa da raccontare, no? E quindi, però io di sordità sapevo niente e quindi però mi sono messa a studiare tutto, quindi i manuali del funzionamento dell'udito e della formazione dell'orecchio, quindi manuali scientifici, universitari, un manuale di logopedia, ho parlato con una logopedista, con una persona che usa la lingua dei segni, cioè ho cercato di studiare il più possibile per rendere un personaggio credibile, perché mi serviva proprio la domanda è che cosa accadrebbe se quest'uomo che tradisce la famiglia avesse un figlio nato sordo, ecco, che cosa accadrebbe se, ok? Quindi non vi mettete mai a scrivere, mai, vi prego, senza essere padroni dell'argomento e della storia, e soprattutto senza averla in qualche modo costruita, aver organizzato tutti gli eventi che accadono in modo meticoloso e, come dire, un po' maniacale. Cercate di costruire sempre delle scene molto equilibrate, come vi dicevo prima, non vi dilungate in cose che poi forse non vi interesseranno più, no? La narrativa, diceva, se non ricordo male, Hitchcock, è come la vita senza le parti noiose. Ecco, quindi via tutte le parti noiose, sarebbe bello se anche la vita fosse così. Ok, e poi siate coerenti, cioè date la risposta narrativa, cioè se all'inizio avevamo detto che Renzo e Lucia si dovevano sposare o non sposare, se alla fine raccontiamo che Renzo va a trovare un lavoro in un'altra città e Lucia, boh, si innamora di un altro, no, non so, forse i Promessi Sposi non avrebbero avuto questo grande successo, no? Cioè dare la risposta è un po' il trovare chi è stato l'assassino, ecco, se due persone si amano così tanto da avere una storia da raccontare, bene, alla fine dobbiamo capire se questo amore sopravvive agli eventi o se invece si sfracella a terra, no? Cioè, quindi dare una risposta. Ok? Allora, io ho visto che qualcuno mi ha fatto una domanda, proverò a. Ecco, sì, mi è stata fatta una domanda: da dove nasce l'idea della trama? Allora, in realtà, da dove nasce l'idea della trama
è una risposta molto enorme, cioè potrebbe dare una risposta gigantesca. La cosa che ho detto all'inizio è che tutto è raccontabile, cioè non esistono storie noiose, esistono storie raccontate male. Cosa significa? Che io le storie che racconto le trovo ovunque, a volte sono storie che mi vengono raccontate, a volte sono storie che raccolgo, ad esempio alla radio, no? A volte succede che alla radio facciano dei sondaggi o che facciano delle domande, le persone raccontano dei pezzi della loro vita. Io magari li prendo, li mescolo a qualcosa che conoscevo già da qualche parte. Molto spesso la propria famiglia è una grande fonte di ispirazione, piuttosto che l'amore. Ecco, sull'amore possiamo fare una grande riflessione, perché l'amore, dopo Shakespeare, non avrebbe dovuto raccontarlo più nessuno, giusto? No. E invece noi tutti siamo ancora qui a raccontare storie d'amore. Siamo sempre tutti qui a scrivere e raccontare storie d'amore. Perché? Perché è un qualcosa di interminabile, soprattutto il modo in cui lo racconto io è diverso dal modo in cui lo raccontate voi, cioè cambia il punto di vista, cambia anche la modernità di certe storie, no? E quindi in qualche modo, cioè, dove trovo tutte le ispirazioni? Le ispirazioni le dovete, come dire, avere le orecchie tese e incominciare a fare questo giochino del ma come la racconterei io questa storia, no? Che bello, questa storia che mi hanno appena raccontato è interessante, io provo a raccontarla al contrario, piuttosto che provo a raccontarla alla, non so, partendo da quello che so, no? Prima vi ho fatto un esempio molto semplice, io prima so una cosa e poi vi faccio i 6 mesi prima, no? Se io invece ve la racconto in ordine cronologico, la storia sembra tutta un'altra cosa, ecco. Allora, ho visto che ci sono altre. Qual è stata per te la storia più difficile da scrivere? Come si affronta la pagina bianca? Allora, ecco, la pagina bianca si affronta facendo dell'altro. Seguite il consiglio di una così come me. Cioè, se non è la giornata giusta per scrivere, alzatevi e fate dell'altro. Io cosa faccio? Leggo. Oppure mi scarico un bel film che mi possa emozionare, mi ascolto della musica emozionante, ricordo, penso, cioè faccio ginnastica con le emozioni, ok? Questo è il consiglio, poi ognuno farà un po' quello che vuole. Le storie più difficili da raccontare, di fatto poi sono tutte un po' difficili da raccontare, ma tutte anche belle, sicuramente Splendi più che poi non è stata facile, però forse il libro più difficile che ho scritto è La giusta distanza, che è l'ultimo che è uscito, che mi ha messa a durissima prova, perché comunque racconta l'amore a lungo termine per una generazione come la nostra, dove insomma le cose sembrano sempre pronte a rompersi per poi magari poter ripartire. La trama che funziona lo capisci in realtà con un po' di allenamento. Come si fa a capire se una storia funziona? In realtà se ti emoziona, se ti tiene incollata, se quando tu ascolti una storia non chiedi ma come va a finire, come va a finire, come va a finire, e poi cos'è successo, no, è successa questa cosa, ecco come fa una storia a funzionare. Ricordatevi sempre che un buon scrittore non è uno che racconta la storia fino in fondo, un buon scrittore è uno che fa sì che la sua storia sia letta fino all'ultima riga. Ok? Il mio mestiere non è quello di piacervi o di raccontare una storia che vi piace, è quella di far sì che voi non riusciate a smettere di leggere, anche se magari la storia non è nelle vostre corde, perché tanto non si può piacere a tutti, ok? Allora, purtroppo il tempo a mia disposizione sta per scadere, perché il tempo è tiranno, ma stiamo andando avanti da quasi un'ora. Allora, io volevo soltanto dire una cosa importante. All'interno del sito di Wikiscuola voi trovate diversi scorsi di scrittura. Ne trovate, come dire, uno che, scusate, sto guardando il codice, non mi sto distraendo per, ecco. Allora, trovate 4 corsi di scrittura tenuti da me, ben 4. Uno è il corso di scrittura creativa generale, che è quello che è un po' la prosecuzione di quello che abbiamo fatto oggi, no? In cui si parla bene di trama, di personaggio, di dialogo, di descrizione, eccetera, eccetera. Poi ne trovate uno che secondo me è molto carino ed è interessante soprattutto per le insegnanti, che è un corso di didattica della scrittura creativa. E una delle cose che mi rammaricano di più è che a scuola non venga fatta l'ora di scrittura creativa. Io credo che la scrittura creativa servirebbe molto ai nostri ragazzi per esprimersi meglio, per un sacco di cose, ma anche per essere più sicuri personalmente. Io li vedo all'università, insegno al primo anno, quindi li prendo da diplomati, per quanto spesso siano molto
molto bravi e siano anche corretti nella loro scrittura, a volte sono un po' poveri di linguaggio, no? Si sente che leggono poco, no? Vabbè, è un problema un po' di tutta Italia quello di leggere poco. Però la didattica della scrittura creativa è un corso fatto apposta per gli insegnanti per spiegare come poter invogliare i ragazzi a inventare storie. Intanto si riporta il vocabolario in classe e si fa sì che i ragazzi vadano a sfogliare il vocabolario, a cercare i sinonimi, i contrari e il significato di alcune parole. E poi dopo degli esercizi del come stimolare una storia che ovviamente poi si fa in tappe. Insomma, mi sembra sia un corso molto carino. Ce n'è un corso, è di scrittura per ragazzi. Si chiama Il cacciatore di sogni, che è il mio libro per ragazzi, ma in realtà ho fatto un piccolo corso adatto sia per i ragazzi che vogliono avvicinarsi alla scrittura creativa che per chi magari è un po' più grande che vuole provare a capire com'è la scrittura per ragazzi. E poi ce n'è ancora un quarto che è invece un corso di esercizi di scrittura. Quindi sono solo esercizi, ci sono io così in video che spiego l'esercizio, vi illustro come poterlo scrivere. Ovviamente se lo fate, cerco, in qualche modo mi arriva, c'è cioè una mail, mi arriva, lo correggo, vi do qualche suggerimento, no? Quindi magari è da fare, come dire, in un secondo momento. Che cosa c'è di bello stasera? Qui e in momento vi sto per fornire un codice di carta e penna. Il codice è scrivi 2020, scrivi 2020, ok? Scrivi tutto maiuscolo, scrivi 2020. Questo codice vi può essere utile, anzi, nel momento in cui, se avete voglia, ovviamente, di acquistare uno dei corsi di cui vi ho parlato, quindi gestiti da me. Con questo corso avete lo sconto del 20%, che è dedicato solo alle persone che hanno partecipato stasera a questo webinar. Credo che vi arriverà in qualche modo anche una comunicazione da Wikiscuola, però Wikiscuola io la ringrazio tantissimo per queste occasioni e opportunità che ci dà. Vi consiglio di andare a sbirciare tutti i corsi, perché ce ne sono davvero tantissimi. E vi saluto perché sono quasi le 7. Sarà l'ora di fare i vostri aperitivi in chat con tutti i vostri amici, giusto? Su Skype, eccetera, eccetera. Io sono molto felice di aver fatto questa lezione perché far passare queste giornate non è sempre, sempre semplice, se non altro ho fatto la cosa che più preferisco. Vi saluto e vi abbraccio con grande affetto, continuate a scrivere e boh, basta. Mi raccomando, state a casa, andrà tutto bene, ma dobbiamo stare a casa e dobbiamo far sì che questa situazione evolva per il meglio se ci sono delle persone che hanno a che fare con il sistema sanitario, un abbraccio speciale perché so che ci sono dei grandi eroi che in questo momento stanno facendo grandi cose per salvare tutti noi. Quindi usiamo la testa quando ci muoviamo da casa e facciamolo solo se è veramente strettamente necessario. Facciamolo per proteggere i nostri cari magari più anziani, ma anche i nostri bambini e noi stessi, che insomma dobbiamo stare bene per risollevare l'economia di questo paese tra qualche settimana. Io davvero vi abbraccio tanto e spero che la lezione vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, fatemelo sapere. Spero di essere stata chiara. Se avete delle domande, mi trovate su tutti i miei social ovunque. Quindi chiedete quello che volete. Vi abbraccio davvero.